Erano anni che la notte tra Natale e Santo Stefano non scendevano fiocchi di neve anche a quote relativamente basse, e adesso si attende ancora neve sulla nostra provincia. Sabato non è scesa in verità neve in grande quantità, ma sufficiente a rendere le zone d'altura innevate proprio come un tempo, quando non era difficile che a Natale il manto nevoso rendesse tutto più suggestivo. A San Pellegrino in Alpe, a quota 1500 metri, per Paolo Lunardi la giornata è stata più impegnativa che mai, in quanto si occupa di mantenere pulito il tratto di strada tra Chiozza e il Passo delle Radici. Il forte vento, con temperature piuttosto rigide arrivate anche a meno 8, accumulava di continuo grandi quantità di neve sulla strada, fatto che richiedeva di intervenire ogni mezz'ora per mantenere sgombra la strada. Abbiamo fatto proprio un bianco Natale. A parte il vento che ci costringe costantemente a essere sui mezzi per tenerla aperta per via delle congedre, che fa una congedra dietro l'altra. Per il resto, ben arrivato l'inverno. Queste immagini del crinale appenninico completamente innevato in questo periodo, dove praticamente nessuno può usufruire di tanta bellezza con due sci ai piedi, lascia anche l'amaro in bocca per questa opportunità perduta. E sì, poi anche per il turismo, per tutti i colleghi che hanno le attività turistiche, è una mazzata. Avere la neve e non poterne usufruire, via.